Da Lucia e da nuova puntata scoppiettante in questo mercoledì. Che bello, che bello, che bello. Quante cose abbiamo da raccontarvi stasera e vi parleremo di una città meravigliosa. Vero, amico mio? Yes, Come stai? Venezia. Molto bene, grazie a te. Sto molto bene, grazie. Mi piace sempre molto vederti al mercoledì per le nostre super puntate. È sempre Anche molto divertente. Adesso aspettiamo qualche occhietto, ne abbiamo già due. Intanto io guardo qui per vedere che il cellulare sia già connesso, così che possiamo fare un po' di condivisation. Tanto tu puoi intrattenere il pubblico come fai sempre, chiacchieroni, mi raccomando, eh. Fai venire un mal di testa che parli, parli, parli. Non ti risulta? No. C'è già Bruno Volpi. Si scrive ciao, le leggo Scrive anche io. ciao. Come vedete non riusciamo a risolvere il problema, ma ho visto che in tutte le dirette adesso ci sono i sottotitoli. Poi dopo quando ci sarà quando finirà la diretta la potrete riascoltare senza i sottotitoli. Al momento non riusciamo a fare nulla. C'è Bruno Volpi, non Giacomo Volpi. E no, amore, non dipende da me, è inutile che fai quella faccetta lì che già mi colpevolizzi. Non c'entro io, caro mio, non c'entro io. Condivido con chi condividiamo? Con che gruppo condividiamo la diretta? Con il gruppo di Filastrocche, eccoci. Voilà. E poi chi ha piacere ci guarda, perché questa Esatto. sera eccoci Valdassarre Lobue, ciao fantastici, ci dice ciao, ciao caro. Ciao. Allora, intanto volevo farti vedere una cosa che mi sono finalmente. Guarda, sei pronto? Guarda un po' lì sotto cosa c'è. Oggi puntata pazzesca. Molto bene, l'altra volta l'avevo già messo per errore, accidenti nella nostra micro diretta, ma tu non l'avevi notato. E allora guarda che scorre. E la prossima, e poi guarda questa, sei pronto? Vai. Molto bene, molto bene, molto bene. Adesso questo lo eliminiamo, invece la puntata pazzesca lo lasciamo, mi piace un sacco. Pazzesco! Una puntata pazzesca. Allora, devo dire che questa sera abbiamo iniziato un pochino più tardi perché c'erano un po' di impegni libristici, vero? Tu eri di là con la mamma, ma che cosa tu hai visto cosa faceva la mamma, che cosa presentava? Sì, era un fumetto per una casa editrice. Ah, molto bene, molto bene. E quindi anche lei questa sera è super impegnata. Con l'autore. Con l'autore, molto Però è bene. inglese, quindi ho Oh, capito caspita, tutto. immagino, anche io fossi stata lì avrei capito tutto. E tua mamma come se la cava con l'inglese invece? Abbastanza bene. Oh, bene, vedi, beata lei. Io, so-so, come dicono in Inghilterra, so-so. Allora, cosa dici? Cominciamo la nostra super puntata? Quanti occhiolini siamo? Che io quelli non li vedo. Ma gli occhietti sono un po', oh, guarda, improvvisamente sono saliti a 4, però poi sai cosa fanno questi discoli? Ci guardano dopo, magari perché adesso hanno da fare o magari stanno rientrando dal lavoro e quindi succede che poi alla fine ci guardano più tardi. Ma noi facciamo la nostra puntata, come sempre, chiediamo alla regia di mostrarci il romanzo che trattiamo oggi. Uno, due, tre, regia, grazie. Oh. Guardate qua, la città d'acqua di Francesca Leita e la casa editrice qual è? La casa editrice è Edizioni Corsare. Edizioni Corsare. Ascolta, intanto mi racconti un po' prima della trama, prima di entrare nel vivo della nostra puntata, mi racconti un po' di questo libro, cosa ti è piaciuto soprattutto? Così è proprio una domanda non preparata, quindi rispondi Allora, quello che vuoi. devo stare attento a non fare troppi spoiler. No, 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 qui ci penso io a bloccarti. Ok, ci pensi te, me lo Sì, prometti. certo, te lo prometto. Allora, no!
Ho fatto la prova. Ah, ok. Vai. Allora, di questo libro mi è piaciuto. Di questo Vai, vai, libro. continua. Basta, oh, eh. Di Basta. questo libro mi è piaciuto un sacco il fatto che da una perla che gli era rimasta da il furto del libro dei segreti, mi sa che sto raccontando troppo, riesca ad andare in una nuova dimensione quasi parallela alla Va loro. bene, niente, niente. Io ti penso. No, no, niente, niente, lo raccontiamo nella trama. Vedo che vedi che mi fa piacere. Esatto. Raccontiamo nella trama. Invece, vediamo un po' che cosa ti è piaciuto. Ci sono dei personaggi in particolare, questo lo possiamo dire. Abbiamo già capito perché ce l'hai già un po' detto tu, che ci saranno un po' di personaggi fantastici, no? Ti sei anche un po' bloccato, vedo che sei rimasto. Eccoti, sei tornato. E quindi, insomma, è un libro che. Secondo me piace perché tiene sempre il lettore incuriosito, perché succede sempre qualcosa. Vero. Vero? E poi c'è questa sorta di magia dietro ad alcune pagine che davvero è davvero coinvolgente, no? Esatto. Ascolta, sei mai stata a Venezia tu? Certo. Ci sei stato? E Un ti è giorno. piaciuta? Un giorno? L'ho visitata poco. Sì, mi è piaciuta. Quello Un che hai sacco, visto. e anche se non ero abituato, infatti mi veniva mal di testa per il caldo stare nei traghetti. Infatti Davvero? mia mamma ha preso dai cinesi il ventilatorino. Ma che carina. Bellissimo. E il ventaglio, infatti ce l'ho ancora. Vieni con Però la no. mamma. La mamma. Intanto ci saluta anche Alessandra Scagliola che è arrivata. Ciao bellissimi. Ciao Ale, un bacio a te, un bacio a te. Allora, cosa dici? Siamo a cinque occhietti. Io comincerei. Inizierei. Ok. E facciamo cominciare, vediamo un po'. Ambra, baci, cicco, co, tra civette, sun, comò, o. Oh, devi iniziare Un po' truccata sta conta, però. Dici? Allora, la protagonista di questo libro è Ina, La una bambina a cui sua mamma lavora il vetro. Si ispira ad un libro chiamato Il libro dei segreti, perché ci sono tutte le idee più creative, anche le arti passate degli antichi. Ci sono un sacco di cose. Solo che un giorno questo libro viene rubato. Cavoli. Ina è convinta che, visto che gli è rimasta solo la perla incastonata nel libro, e l'arte principale di questo libro è veneziana, dovettero andare a Venezia. In Ovviamente. più, la mamma di Ina aveva una maestra che era anche lei veneziana e aveva una copia del libro. Solo che non si poteva stampare questo libro, perché ogni volta che si provava a stampare una pagina, usciva un foglio bianco. Non rimaneva proprio l'inchiostro. E allora la mamma di Ina, quasi per un po' togliersi dai piedi Ina, la manda proprio a Venezia, da una sua Allora, amica. facciamo una cosa, mi sembra tutto perfetto quello che tu hai detto, ma visto che abbiamo già un piccolo dialogo tra Ina e la mamma, dove si capisce quello che tu ci hai raccontato, cosa dici di cominciare subito, subito a leggere? Olè, va bene. Ci sta. Cominci Allora, te. incomincio io, facciamo così, io faccio la mamma e tu fai Ina. Va bene. Senza libro segreti sono persa. Anzi, scusa, sono partita un po' così, la rifaccio. Senza libro dei segreti io sono persa, ma come farò a creare nuovamente? Dobbiamo trovare chi ha rubato il libro e andare a riprendercelo. Questa è l'unica soluzione. Non è questo il momento di illudersi, Ina. Come possiamo fare noi, una donna e una bambina, contro chi ha usato tanta ferocia? Non esiste da qualche parte una copia. Se ci fosse, potresti rimetterti subito al lavoro. Maddalena, la mia maestra, non c'è più da tempo. E
stranamente il libro dei segreti non si riusciva a copiare. Ogni volta le pagine uscivano bianche dalla fotocopiatrice e le foto anche. Se il libro viene da Venezia, è lì che bisogna andare. A Venezia, ma dai, su, passami il telefono. No, dico sul serio, perché non andiamo a Venezia? Io non ci sono mai stata, ma immagino che lì troveremo qualche indizio. Mostrartela ora, per la prima volta. Dai, su, non mi sembra il momento. E poi, indizio di cosa? Non siamo una caccia al tesoro. Ina si tirò il lenzuolo sopra la testa. Non era difficile arrivare a Venezia, bastava prendere un treno e poi avrebbe potuto chiamare Stefania, l'amica della mamma. Laura e Stefania si erano conosciute il primo anno di università a Venezia. Stefania poi si era stabilita lì per sempre. Era un tipo strano, anche se molto simpatica. Non aveva famiglia, viveva sola in una grande casa. A detta di Laura, bella, anche se incredibilmente disordinata. A Ina piaceva perché era molto più permissiva di sua mamma e sembrava sempre sulle nuvole. Laura la giustificava, diceva che era una storica bravissima. Non importava che fosse il terz'ultimo giorno prima delle vacanze estive. Nulla aveva più valore. L'unica cosa che le premeva era ritrovare il libro di segreti e aiutare sua mamma. Esattamente, quindi Ina è molto molto determinata a voler andare assolutamente a Venezia perché pensa che essendo comunque le Perler, essendo comunque un luogo dove il vetro, no? Il vetro di Murano, tu sei stata a vedere quando soffiano il vetro, che cosa meravigliosa. Tanto sta, ci sono questi? No. No? Ah, allora guarda, prima o poi ci dovrei andare. Adesso, quando si calma tutta questa situazione, guarda, potremmo anche andarci insieme. Mi piacerebbe fare questo viaggio insieme a te. Sai che cosa mi piacerebbe fare? Mi è venuto in mente adesso. Se mi dici. Magari andiamo nei mondi insieme a Ina. Magari, magari. No, però, perché gli scherzi? Mi piacerebbe. Ti ricordi che quando avevamo letto quella saga di quell'autore Baccalario, ti ricordi che erano posti veri quelli che Sì. andavamo a leggere? Ti ricordi? E anche qui, comunque, al di là poi del momento fantastico, ci sono dei posti veri. Pensa che bello che sarebbe poter fare una lettura esattamente nel luogo dove il romanzo si svolge, sarebbe bello. Vedremo, chissà che un giorno non si possa fare. Magari potremmo cominciare con una roba più facile, cioè tipo un romanzo ambientato a Milano o ambientato a Genova, una roba un po' più facile. Potremmo cominciare facili e poi arrivano gli sponsor, arriveranno un sacco di soldi e con quelli potremo girare il mondo alla ricerca dei libri. Mi piace sognare, te no? Ma a Milano l'ho già visto un sacco di volte, andiamo a Venezia. Andiamo a Venezia, io sono d'accordo, vado a Io Venezia, andrò a Venezia. va Che bene, amo. io vado a Venezia e tu vieni con me. Molto bene. Allora, Tu vieni con me, è diverso. Io ce l'ho più hai vicino a ragione. Venezia. Ah sì? Guarda che con la geografia marchi bene, perché io sono veramente un disastro di geografia. E qui la chiudo. Stiamo dicendo che andavamo a Venezia, no? E non andiamo soltanto nella Venezia, anzi, in realtà prima di noi vanno Ina e Lorenzo, il suo amico del cuore. È vero che casualmente si chiama Lorenzo come qualcuno di nostra conoscenza, ma andiamo un po' a vedere perché di fatto vanno a Venezia e si imbattono in uno spazzino, è vero? In uno spazzino un po' chiacchierone e soprattutto un po' nostalgico. Ci puoi leggere che cosa dice lo spazzino? Poi ho un pezzo anch'io rispetto a questa cosa un po' nostalgica. Guarda un po' che cosa dice lo spazzino, leggilo un po' tutti noi. Ok, sono sparite tutte le vecchie Perler. Se vuoi, è pieno di bancarelle che vendono dei brutti souvenir fatti industrialmente. Basta seguire i percorsi più battuti dai turisti. E non c'è che l'imbarazzo della scelta. Quella è la vera immondizia di Venezia. Lo dico sempre, quando si gira per Venezia, spesso bisogna tenere il mento un po' più in su. Come avete fatto voi adesso. Così sparisce alla vista tutta la prima fascia della città, quella a 2 metri da terra. D'incanto, orribili negozietti, bancarelle, piume e strass svaniscono tutti. E poi c'è Stefania, che è l'amica che si occuperà
Dina, di Lorenzo durante la loro vacanza, prima che arrivi la mamma di Dina, no? E Stefania vive a Venezia da diverso tempo e dice così: Venezia ti ridimensiona, ti ricorda che sei solo un piccolo umano che deve stare attento a non farsi rubare il cibo, che ha difficoltà se non si protegge dal freddo e dal sole eccessivo, che stramazza il suolo se deve portare troppi pesi e che soprattutto, secoli prima di lui, c'è chi ha saputo abitare meglio questi luoghi. Allora, Stefania ama moltissimo Venezia, così come l'autrice, perché devo dire che si respira proprio l'amore per questa città meravigliosa, vero? Per questa città lagunare meravigliosa. E a proposito di questo, volevo proprio dire questa. Francesca Leita ha studiato filosofia a Roma e a Londra, ha lasciato Venezia per scoprire la sua metà latinoamericana a Montevideo e Buenos Aires. Quando il richiamo della laguna si è fatto sentire, è tornata a Venezia dove ora vive. Quindi è proprio vero che ci sono luoghi dai quali tu ti puoi allontanare per un periodo di tempo, ma poi sei costretta a tornare perché c'è proprio il richiamo, no? Ora tu sei ancora giovane e giovanissimo e quindi non hai ancora avuto modo di allontanarti tanto dalla tua città, ma a me è capitato, per esempio, di vivere in una città per diversi mesi senza il mare e ti assicuro che per chi nasce al mare, non trovarlo al mattino quando si sveglia è una sensazione davvero strana. Non dico sgradevole perché le cose sgradevoli sono altre, però ti assicuro che svegliarsi al mattino mi rendevo conto che lo cercavo e caspita, nella mia testa ero a Londra, come era possibile trovare il mare? Eppure sono cose che hai talmente dentro di te che non puoi fare a meno di pensarci. Pensavo che volessi dire qualcosa. Per No. carità, non sia mai che ti sganci un po', che ti sbottoni, come si suol dire. Allora, dimmi. Allora, io quando vado in vacanza, Ah, solitamente, sì. vado sempre al mare perché c'è una casa in montagna, quindi vado al mare. Giusto. In Cambia un tutti i po'. posti che ho visitato, che sono un po' sparsi per l'Italia, o a caso, a parte che ho notato che tutti i mari sono completamente diversi, non capisco come sia possibile, però quella è geografia. Sono le correnti. Sì. Ma poi ho notato che quando tu, per esempio, viaggi per il centro dell'Italia, non so come mai, ma io mi sento sempre diverso. Ad ogni città o ad ogni regione che passo per andare al mare, mi sento diverso fino a quando non arrivo poi al mare. Cioè, ti senti diverso nel senso che tu ti rendi conto che stai lasciando la tua città per arrivare da un'altra parte, no? E ti senti diverso, contento o ti senti diverso che hai già un po' di nostalgia? Beh, nostalgia no, a parte l'ultima settimana che ci sto, gli ultimi 3-4 giorni ho la nostalgia e voglio tornare a casa. Davvero? Sì? Boh, io sono fatta così. Anche Allora, hai fatto in montagna, bene. quando ci vado, l'ultima settimana, gli ultimi 5 giorni, non vedo l'ora che torno a casa. Ma cos'è che ti manca di più di casa tua? Cioè, quando tu mi dici che senti la nostalgia perché cos'è che ti manca di più? Scusa? Amore, i libri? Scusa, cioè, non me l'aspettavo da te. No, io invece non mi aspettavo questa risposta perché stavo pensando a qualche cosa di diverso, cioè ai compagni di scuola, cioè mi aspettavo dell'altro. Oh, ti posso dire una cosa? Ogni volta che tu riesci ad aprirti un pochino, a parlare un po', ma lo sai che mi lasci sempre a bocca aperta? È Perché? incredibile, ma perché sei, adesso poi ti monti la testa, vabbè, però sei veramente fantastico, no? Cioè, io non... Ma davvero, cioè, ma capisci che uno se li porta dietro i libri, però invece ti manca proprio il locale perché ce ne sono tanti, quindi tu magari quel giorno non hai voglia di leggere quello che ti sei portato, ma hai voglia di leggere quello lassù. È così? No. Ah, allora cos'è che ti manca? Ti manca in generale tutto? La tua stanza dei libri?
No, mi mancano alcuni libri, cioè alcuni no. La maggior parte dei libri che ho letto, perché quelli che ho letto non so come sono. E quindi, Ti fa cioè, piacere tornare. esatto, mi viene proprio voglia di leggere quei libri. E tutti i Magari viaggi li anche, puoi portare, no? esatto, tipo dei libri lunghi così che io a casa non ci avrei mai voglia di leggere, in vacanza mi viene. Aspetta, ma io ho guardato questo film. Andiamo a leggere il libro. Ah, ecco. Dai, bando alle E ciance, no, continuiamo. aspetta, aspetta, ancora una cosa, perché secondo me fa sempre parte di tutto ciò, quindi è meraviglioso. E normalmente quando tu vedi un film prima o dopo aver letto il libro, è mai successo che tu abbia preferito il film al libro? Sì, È molte successo, è capitato che tu abbia volte. Molte volte. preferito scusami, hai preferito il film al libro o preferisci il libro? Dipende. In alcuni film classici preferisco i libri perché ci sono dentro più cose e i film sono un po' sintetici. Invece Hai ragione. nei film storici, poemi omerici, per esempio, ho fatto un esempio. Un bambino di 11 anni, poemi omerici, capisci? No, ma perché il pubblico da casa almeno si rende conto con chi ho a che fare io, capisci? Dicevi, poemi omerici, ad esempio? Sono molto belli i libri, anche se la lunghezza è un po'. Allora il film. Il film è più concentrato, secondo me, più per i giovani, più sintetico, E meglio. poi gli effetti speciali magari anche, no? Effetti speciali. Bene, 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 sono molto contenta di questa puntata. Continuiamo. Continuiamo con la nostra La città d'acqua. No, Allora, lasciate un po' andare. Siamo arrivati a un momento delicato perché dovete sapere che a un certo punto Ina a Venezia si sgancia un po' da Lorenzo, che Lorenzo vuole fare anche un po' di ferie, no? Vero? Vuole fare un po' di giri per Venezia, invece lei è molto concentrata sul suo obiettivo. Allora lo lascia a casa, dice tu stai tranquillo, non ti preoccupare, io mi incammino, poi mi raggiungi. Quindi entra in questo museo con questa perla che tu accennavi prima, è l'unica cosa che le resta nella speranza di poterla utilizzare per incontrare persone e chiedere loro informazioni rispetto a dove può trovare questo libro dei segreti, no? Perché lei non pensa al libro che è stato rubato, ma eventualmente pensa di trovare una copia, d'accordo? Sapendo come sarà difficile. Allora, lei entra in questo museo, a un certo punto cosa succede? Che lei cade questa perla, lei si accuccia per cercarla in ogni dove, fino a che si ritrova. Boom. Giù, ovvero cade in un tunnel, in un buco, ma sembrerebbe un tunnel e proprio va giù, sprofonda, fino a che finalmente toccando terra si ritrova in un mare di conchiglie e di cozze. Ma non solo, trova anche qualcuno, cioè questo posto è abitato. Andiamo a vedere chi è questo personaggio che nel capitolo è indicato come l'intossicato? Vado. Certamente. Poi salutiamo Adesso tutti. ho preso una bustina di bicarbonato, così smetto di vomitare. Devo aver mangiato una cozza di troppo e ora sto malissimo. No, veramente non prendo molte medicine e soprattutto non le porto con me. Ah, allora almeno un tè caldo col limone? Ma che strano tipo questo qui. No, mi sembra pericoloso. E certo, volentieri l'aiuto, ma mi puoi indicare dove trovo i fornelli e il bollitore? Aspetti un attimo. Alla sua destra trova tutto. Se apre la tendina vedrò. Ma È un po' buio qui, non è che può accendere una luce? certo, cara. Le piace la mia tendina? Io la trovo molto chic. Mi scusi, sa, sono un po' disorientata, ma dove siamo? Ma e che cosa ci faccio io qui? Ma poi lei chi è? Ah, bellina, se non lo sei tu, io ti posso dire chi sono io e forse solo questo. Perché cosa ci faccio io qui realmente è un tema di discussione ampio e pieno di insidie. D'accordo, allora va bene. Concentriamoci sull'ultima parte della domanda. Chi è lei?
Mi presento, sono il conte Enrico Pittolongo. Vivo in questa parte della laguna da tempo immemorabile. Sono l'animatore, il DJ, il re delle notti veneziane. Non c'è palazzo che io non conosca, travestimento che io non possa svelare, carnevale a cui non abbia partecipato. Certo! No, tocca a te. Scusi, Quindi lei mi sta dicendo che tutte queste conchiglie che stanno sotto i nostri piedi, se le ha mangiate lei? Certo, ma guarda, comunque sono riuscito a non ingrassare e a mantenere la linea. Dovevi Sì, anche un po' troppo. vedere com'era il carnevale di Venezia nel Settecento. Un intero mese di feste spettacolari. Si costruivano palchi nei campi, saltimbanchi, acrobati, musicisti, animali inconsueti li popolavano. La sera, poi, nelle sale dei più bei palazzi si tenevano feste sofisticate. Alla fine il mio istinto era giusto. Non mi sembra per niente pericoloso questo conte. Pare che conosca da così tanto tempo Venezia che forse qualche aiuto sul libro dei segreti me lo può dare. Allora, qui abbiamo incontrato il primo personaggio fantastico di questo meraviglioso romanzo, però è il nostro amico l'intossicato. E io l'ho visualizzato tutto scheletrico che faceva il DJ alle feste veneziane con tutte le maschere. Sai che a Venezia ci sono quelle maschere meravigliose? A Carnevale, famosissimo il Carnevale di Venezia, no? E quindi io me lo immagino questo signore qua. L'unica cosa che non mi è molto chiara è come caspita faccia a vivere lì sotto. Sembra proprio essere in una sorta di grotta, no? Io non ci vivrei in una grotta così, tu ci Io sì. vivresti. Davvero? Ma Tre sei così scaffali di libri. lontano. Ma se c'è umido, poi guarda che i libri si ammuffiscono, un guaio, eh. Ti tocca portarti gli ebook, No! eresia! Allora, facciamo una cosa: salutiamo un po' di persone che nel frattempo sono arrivate. Allora, Ok. Alessandra l'abbiamo salutata. Gabriella Doaggio scrive: arrivo! Poi Lina Mollica scrive buonasera, Isabella Nicora scrive ciao, Giorgia Soresina scrive buonasera a tutti e Francesco Brunetti scrive buonasera. Grazie dei saluti, ma mi raccomando, commentate insieme a noi e dateci modo di rispondere ad alcune domande perché a noi piace sempre molto rispondere alle vostre curiosità, vero? Esatto. Allora, andiamo a vedere un po' come continuiamo qui, perché dovete sapere che oltre al nostro intossicato, che è il conte, ci sono altri personaggi. Ora, Ina è un po' preoccupata in realtà, perché lei, insomma, alla fine è come se si fosse un po' persa, no? E soprattutto è preoccupata perché teme che siano preoccupate a loro volta Lorenzo, poi sarà preoccupata Stefania, per non parlare della mamma se sapesse che questa ragazzina è stata fuori da molto, no? È fuori da molto tempo. In realtà scopriremo che questo suo viaggio a livello di tempo e spazio è molto diverso, vero? Quindi il tempo che lei passa in questo meraviglioso mondo in realtà è molto ridotto rispetto a quello che lei pensa, no? Quindi mi sembra che un'ora sulla Terra corrisponda a un minuto, 2 minuti lassù e quindi o laggiù, perché poi a seconda di chi incontriamo, no? Adesso noi arriviamo a un altro momento fantastico, nel quale incontreremo delle divinità. Delle divinità che sono le protettrici di Venezia e fanno delle cose strane. Praticamente loro creano gli odori nella città. Io ho capito così. Sai che fanno tutti quei miscugli, no? Andiamo a vedere. Siamo quasi arrivate alla nostra isola. Noi la chiamiamo Isola di Zefiro. Mangiamo molte verdure e in qualche modo dobbiamo aumentare la superficie coltivabile. Vieni con me, ti mostro la tua camera. Oh, grazie. Riposare mi farebbe bene, ma io non so dove sono e da quanto manco da Venezia. Insomma, perlomeno devo avvertire casa, ma il mio cellulare non ha segnale. Certo, capisco perfettamente. Ora provvediamo. In ogni caso, non preoccuparti troppo, perché da queste parti il tempo scorre in maniera differente. Diciamo che un'ora qui da noi vale pochi minuti in città. Voglio dire che non è da molto che hai lasciato Venezia. Adele si mise due dita in bocca e ne mise uno strano gorgoglio. Dopo pochi istanti atterrò vicino a loro un gabbiano paffuto. Ecco
Ecco qui Gabi, il nostro messaggero. Un piccione viaggiatore, ma io non pensavo ne esistessero ancora. Gabbiano, prego, altrimenti si offende. Qui hai carta e penna. Allora scrivo velocemente. Tutto bene, sono all'isola di Zefiro, torno presto, sono sicura che troverò qualche indizio sul libro. Sto davvero bene e mi sto divertendo. Dite alla mamma di non preoccuparsi e che tutto si sistemerà. Dove lo mandiamo? Eh beh, se mi dici che è passata solo un'ora, al Museo del Vetro, da Lorenzo, il mio migliore amico. Lo riconosco di sicuro perché ha una montagna di riccioli, è un po' più alto di me. Hai visto che eri preoccupato che dovevamo leggere troppo e abbiamo invece già fatto tutte le nostre letture? Quindi abbiamo un po' di tempo per rispondere a delle domande, anche se mi viene la curiosità di chiedere a te anche ancora qualche cosa rispetto a questo romanzo. Ok. Comincio io per agevolarti un po', perché lo so che non ami troppo queste robe così senza avviso. Allora, io ho adorato in questo romanzo proprio il modo nel quale si parla di Venezia e soprattutto l'attenzione che spesso viene messa sul fatto che il turista dovrebbe davvero fare attenzione quando gira il mondo, perché se trova pulito e lascia pulito, il turista successivo avrà l'opportunità di godersi le meraviglie di quella città. Se ognuno che arriva lascia un pezzo, probabilmente alla fine della giornata ci sarà tanta di quella spazzatura che l'ultimo arrivato sarà più sfortunato perché vedrà una montagna di spazzatura. Io ricordo di aver fatto un viaggio meraviglioso, posto lontanissimo e di essere a un certo punto attraccata con una barca nell'isola che la chiamavano l'isola di plastica. Tu non puoi capire, non c'era un mare cristallino, la sabbia bianca che senza occhiali ti bruciavano gli occhi e una marea di plastica, bottiglie, pezzi, una cosa incredibile e persone che continuano a mettere a posto, che quantomeno provano a bruciare in qualche modo, a portare via e continua ad arrivare perché dalle navi i turisti continuano a buttare e a buttare e a buttare di tutto e di più in mare. Quindi bene che si faccia tanto pubblicità rispetto a quanto sia importante mantenere il nostro pianeta più pulito possibile. Questo è quello che mi porto a casa io, oltre al fatto che è un romanzo scritto molto bene, che mi è piaciuto tutto di questo romanzo, mi porto a casa proprio questo insegnamento. E anche, poi giuro che smetto, anche un altro concetto, lo spazzino. Gli dice guardate in su, dice ai bambini, vero? A Lorenzo e a Ina, guardate in su perché le meraviglie stanno lassù. Perché ormai al piano strada, cioè al piano occhi, ci sono bancarelle uguali in tutto il mondo. Quindi anche lì le cose particolari di ogni città purtroppo adesso sono diventate universali. Quindi trovi tutto dappertutto e purtroppo non sono cose fatte a mano, ma industriali. Mi taccio e tocca a te. Allora, una cosa che mi ha colpito e che non è da tutti è Ina che ha subito aiutato sua mamma. Proprio magari poteva farsi una vacanza, magari poteva andare anche alle Hawaii, magari se lo poteva permettere. Invece no, andiamo a Venezia perché dobbiamo aiutare la mamma, deve fare bella figura nella sua mostra. E senza libro segreti non può lavorare. E non è una cosa da tutti, perché magari uno potrebbe, al suo posto avrebbe detto, sì, mi dispiace, però, amen, la figura la fai te, io vado a giocare ai videogiochi. E invece Ina è stata molto brava. Sì. Magari perché voleva un po' essere, fingersi anche magari un'investigatrice. Esiste? E come si esiste? Anche perché lei non sapeva che poi si sarebbe catapultata in un mondo parallelo Fantastico. e parallelo alla realtà. Quindi era un po' un tentativo che non sarebbe andato molto bene se
non avesse incontrato un'altra serie di personaggi. Ed è questo che mi ha colpito di più di questo libro. È Oltre vero, alle è vero. cose che hai detto te, però me le È hai rubate verissimo. e non posso più. Davvero, è vero. Ti posso dire una cosa, che invece, sai che io normalmente sono una romanticona, no? E quindi voglio sempre cogliere, l'affetto. Sì, di solito io faccio sempre queste recensioni super emotive e tu mi prendi anche in giro per questo. Perché trovo sempre una roba che mi fa piangere. E adesso mi stavi facendo piangere tu con la tua recensione, accidenti. Perché è vero, hai ragione, non me l'hai rubata, però adesso che me l'hai detta, me l'hai fatta venire in mente. Questo amore folle che la bambina prova per la madre, che non aveva mai visto disperata in vita sua, e allora la vede talmente sconvolta che la prima cosa che vuole fare è aiutarla. E la mamma cerca di, invece no, di trattenerla, no? Dice, ma caspita, no, sei una bambina, tu dove vai, Venezia, poi cosa pensi di fare? Chissà se Ina riuscirà a trovare il libro dei segreti e se riuscirà a carpire da questi personaggi segreti qualche cosa che la potrà aiutare. C'è soltanto un modo per saperlo. E qual Ed è leggere il libro. è? Esattamente. Se leggerete il libro, lo scoprirete. Ti piace questa cosa? Aspetta, se tu ti metti così, io mi devo mettere così, eccoci, con tutte le etichette. Allora, se voi leggete il libro, scoprirete un sacco di altre cose. Non vi abbiamo voluto raccontare tutto, vero? Esatto. E caspita, però ti posso dire che sono tutti in ascolto perché non c'è una domanda che sia una. Quindi o li abbiamo sconvolti questa sera con le nostre recensioni. Siamo stati bravi, secondo te? Secondo me sì. Siamo Secondo me siamo stati un bravi. po' dilagati in una parte, però. Però era un dilagare che c'entrava, no? Perché si parla di Sì, più o meno. viaggi, si parla. Più o Eh? meno. Più o Più o meno. meno, no? Non sei convinto? Qual è il fiume più lungo del Perù? Ciao, lasciami stare. Ti ho detto di non parlarmi di geografia mai, mai, mai e poi mai, mai e poi mai. Allora, io direi che se nessuno ci fa delle domande, noi possiamo fare la nostra outro e possiamo lasciare i nostri amici. Cosa Come la dici? intro, l'altro. E ovviamente me l'hai insegnato tu che la intro e l'outro devono essere uguali, però aspetta un po', tranquilli, siete andati benissimo, complimenti, ci dice. Peppino Tozzi è un editore, sai? Chissà, magari ha dei romanzi per ragazzi. Che ci può mandare, cosa possiamo recensire? C'è da dire che questo ragazzino qui è molto molto esigente, quindi legge così tanto che oramai dopo poche pagine ti può dire sì, lo voglio leggere oppure no, non lo voglio leggere. A volte è soltanto il carattere sufficiente per capire, vero? Allora, intanto ringraziamo i nostri amici di essere stati con noi. Adesso condividerò la diretta più non posso, poi la mettiamo sia io che Null con la copertina che fa sempre Giorgia Soresina, ringraziamo e mettiamo il tutto su YouTube e ci salutiamo, eh? Facciamo vedere ancora un po' questo romanzo, lo ridiciamo, La città dell'acqua di Francesca Leita, chissà se Francesca Leita e la casa editrice ci ha ascoltato questa sera o ci ascolterà, ma Che ascolterà. speriamo. Speriamo. E un abbraccio, buona serata e vi lasciamo alla nostra meravigliosa outro per la quale ora trovo Aspetta, anche due. aspetta, Ah, scusa, oh, aspetta. scusa. Buona festa del papà. Cavoli, Scusami. hai ragione, perdonami, me lo sono proprio dimenticato. Buona festa del papà il 19 marzo, vero? Non Tu mi ricordo. provvederai. Venerdì, È il venerdì, 19, sì. venerdì. Venerdì 19 marzo la festa, e siamo perfetti. Uno dice la data, l'altro dice il giorno, e chi ci ammazza? Venerdì 19 marzo, buona festa a tutti, papà. Buona serata anche a voi, ci dice Peppe che stasera Peppino, che è molto espansivo, per fortuna, meno male che c'è lui, perché questa sera un silenzio di tomba. E quando vuoi possiamo fare la nostra intro, a meno che tu, outro, a meno che tu non abbia ancora qualche cosa da dirci. No, facciamo la nostra altro.
aver visto la nostra puntata e alla prossima volta. Ciao! Ciao!